Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Allora, oggi sono qua per fare una recensione di un libro. Ho deciso di farla perché voglio parlarvi di un libro che ultimamente sta spopolando ovunque in tutta Italia e a quanto pare anche in tutta l'America, visto che è più famoso lì ovviamente. E sto parlando di questo libro qui, cioè Calendar Girl. Ovviamente questo è il primo volume, perché io ho letto solo il primo volume. Il secondo devo ancora prenderlo, quindi nel caso vi farò anche la recensione del secondo. Ed è di Audrey Carlan. Allora, intanto vi leggo la trama, così capite un attimo di cosa stiamo parlando. Avevo bisogno di soldi, tanti soldi. In ballo c'era la vita di mio padre. Io però non avevo un centesimo, per arrivare a fine mese facevo la cameriera. Non avevo un amore e, diciamolo, all'amore, quello con la maiuscola, non ci credevo neanche più tanto. Le mie storie fino ad allora erano state solo fonti di guai e di illusioni. Mi hanno offerto un lavoro: recitare il ruolo della fidanzata di uomini di successo. In pratica, per un mese dovevo fingere di essere loro compagna davanti agli occhi di tutti e in cambio ognuno di loro sarebbe stato disposto a pagarmi 100.000 dollari. 12 mesi, 12 città, 12 uomini ricchi, famosi, inarrivabili, 12 ambienti esclusivi, 12 guardaroba diversi, più di 1 milione di dollari. Il sesso, chiariamoci, non faceva parte degli accordi, quello dipendeva e dipende sempre solo da me. L'amore, neanche quello faceva parte del piano, ma intanto quello non dipende da nessuno. Gennaio, Los Angeles, uno sceneggiatore con un corpo sexy contro la sua mente. Febbraio, Seattle, un artista francese in cerca della sua musa. Marzo, Chicago, un ex pugile imprenditore dal cuore spaventato. Tutti uomini da sogno, che poi sono persone. Intriganti, fragili, che hanno paure, segreti e verità nascoste. Loro hanno scelto me, per un mese sono entrati nella mia vita. Tutti mi hanno lasciato qualcosa. E uno mi sta chiedendo di cambiare le regole del gioco. Ma l'amore, tutti lo sanno, di regole non ne ho. Ho intrapreso questo viaggio perché era l'unico modo per salvare la vita di mio padre. Mi sono fidata, ho buttato il cuore oltre l'ostacolo ed è iniziata la favola. Il viaggio ha salvato la mia di vita. Trust the journey, mia. Quando è stato annunciato, diciamo, l'uscita di questo libro, che oltretutto ha 330 pagine e il costo solito è 14,90, però io l'ho trovato in sconto, ho pagato 12 euro, ero stata abbastanza incuriosita, devo dire, anche dalla copertina soprattutto, però ero un po' perplessa per quanto riguarda la parte della trama, diciamo che non mi convinceva tantissimo. Poi, sentendo varie mie amiche, varie persone che l'avevano comprato, ho detto ok, allora ci sarà qualcosa di bello se tutti lo comprano, tutti lo leggono. Vi avverto subito che se non volete vedere questo video perché contiene molti spoiler, non guardatelo, perché devo raccontare un attimo la trama e i miei pensieri, quindi sappiate che se lo volete leggere e non l'avete ancora letto, chiudete il video perché dirò parecchie cose, spoiler. Mia è questa ragazza che sogna di fare l'attrice, e però si innamora sempre dell'uomo sbagliato, soprattutto dell'ultimo che ha avuto, cioè Blaine, il quale praticamente le ha anche lasciato un debito di gioco. Per ripagare questo enorme debito di gioco che suo padre ha contratto appunto con Blaine, è finito in coma, il padre di mia è finito in coma, perché ovviamente gli uomini di questo tipo qui l'hanno picchiato, ovviamente. E quindi Mia, non arrivando a fine mese perché fa solo la cameriera, decide, diciamo, di intraprendere questa strada della escort per stare 12 mesi, un mese con un uomo diverso. In poche parole, lei dovrà fare qualsiasi cosa che il cliente le chiederà, e però in tutto ciò non è compreso il sesso, perché se lei decide di farlo, riceve appunto il 20% in più di quello che già prende. Nel primo mese c'è Wes che fa il regista, e quindi lui ovviamente cerca una accompagnatrice in modo che ogni volta che deve andare magari ad una premiere tutte le fan non lo assalgono e non gli saltino addosso. Il problema è che appunto Wes mette in chiaro le cose e dice non dobbiamo innamorarci, questa cosa è solo una cosa di sesso e basta, e quindi ovviamente lei cade nel tranello perché giustamente da più di un anno che insomma non andava con qualcuno, non resiste al fascino di Wes e appunto finiscono insieme a letto, ecco. E il problema diventa un altro, però, non solo la parte del sesso, diciamo, perché lui si innamora di lei e lei viceversa. Però, come Wes sa, il mese dopo lei dovrà cambiare cliente, quindi lui diventa disperato, addirittura si offre di pagare il debito di suo padre. Però lei ovviamente deve rifiutare a malincuore, anche se lei è innamorata, ma rifiuta e passa al mese successivo. Secondo me questa parte, la prima parte appunto di gennaio, è stata una parte abbastanza romantica, mettiamola così, un po' alla stile Pretty Woman, perché comunque c'è la parte dell'innamoramento. Passando invece a febbraio, conosce Alec.
C'è da dire che però sono rimasta un po' perplessa perché giustamente si professava tanto innamorata di Wes quando in realtà gli sono voluti 10 secondi e le è partito l'embolo appena ha visto Alec, addio a tutti. E c'è cascata subito praticamente, quindi un cavolo innamorata perché 2 secondi dopo si era già dimenticata di Wes come se non esistesse. Insomma, incontra Alec, che è un ragazzo francese. Ovviamente anche qua sono rimasta un po' così, perché dopo 4 giorni che conosce Alec, dice di amarlo, cioè professa amore eterno, quando in realtà, passato il mese, si era già dimenticata anche di Alec ed è andata direttamente a marzo, che personalmente penso sia il mio mese preferito, nel senso in base alle storie, dove conosce Tony, che è appunto un pugile, oltretutto di dinastia italo-americana, i ristoratori che hanno fatto appunto la loro fortuna con i ristoranti di famiglia. Ovviamente qua c'è la parte migliore secondo me, specialmente perché io sono una slasher convinta scippatrice. Tony la ingaggia, diciamo, per non far presentare il suo vero amore ai genitori, ovvero Hector, che in realtà è il suo ragazzo, perché Tony si scopre che è gay e quindi lei è praticamente la copertura e comincia una serie di convivenza molto strana tra Hector e Tony, con lei praticamente Mia che fa la terza incomoda, diciamo. Cosa fa Mia appena ne ha di nuovo la possibilità? Si rifionda su Wes, perché giustamente ha capito che con Tony non può farci niente. E quindi torniamo da Wes direttamente. Tipo all'inizio io pensavo che Mia, diciamo, fosse una ragazza abbastanza sfortunata perché ha avuto questo, quello e quell'altro. Però alla fine si scopre che è diventata escort e proprio le piace farlo. Cioè almeno da quello che ho percepito io dal libro. Poi secondo me è stato raccontato in maniera un po' tanto superficiale questo libro, quindi non mi ha convinto tantissimo. Sinceramente pensavo meglio. Poi lo stile di scrittura non è neanche uno stile che ti prende chissà quanto, quindi non sei neanche tanto invogliata a leggerlo. Poi c'è da pensare che mancano tutti gli altri 9 mesi, quindi chissà cosa succederà negli altri 9 mesi. Poi c'è da dire che questo libro, ho visto che l'hanno comprato anche tipo ragazze di 12-13 anni, secondo me non è proprio adattissimo, perché forse After è peggio, sì, probabilmente sì, però anche qui c'è abbastanza parte di sesso ed erotismo, quindi non è che secondo me per le 12 anni sia proprio una lettura da tutti i giorni, ecco. Non è chissà neanche che cosa, perché non arriviamo a 50 sfumature di grigio, però insomma, secondo me ci dovrebbe essere un target di età abbastanza avanzata. In più sono curiosa di vedere cosa succederà appunto nel prossimo libro. E per vedere se appunto Mia accetterà la chiave che gli aveva dato Wes di casa sua, vedremo cosa combinerà. Comunque, spero di non avervi fatto troppi spoiler, però volevo raccontarvi un po' la mia. Sono rimasta abbastanza delusa, diciamo, da questo libro, mi aspettavo una cosa molto più figa, più epica, e invece no. Diciamo che su una scala da 1 a 5 le darei un 3. Non è stato proprio di mio particolare gusto. Però non è stato neanche così brutto, cioè, ad esempio marzo, mi è piaciuto un sacco il racconto di marzo e anche un po' quello di gennaio, perché faceva tanto romanticismo. Comunque, se avete letto anche voi questo libro, o volete leggerlo e avete in programma di leggerlo, ditemelo qua sotto nei commenti. Se questo video vi è piaciuto, come al solito, lasciate un bel pollice in su, perché tanto sapete che è gratis. E a me fa solo che piacere vedere che, insomma, viene apprezzato quello che faccio. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!